passo, non una parola. Attendete con riguardo. Se volete darmi un nome, chiamatemi Estia, figlia di Crono e di Rea, e oggi sarò la vostra guida. In questa notte di mistero vi accompagnerò alla ricerca della pietra parlante. Racconteremo di fatti vissuti, di cose taciute, di storie ormai mute. Per questo vi esorto, fate piano e prestate attenzione. Se sentite suoni, passi, rumori, respiri che non siano i vostri, affrettatevi. Non a tutti è dato di transitare in questi luoghi. Non a tutti è dato di ritornare in questi luoghi. E quello che sei caduto. E non aveva la banca, eh? E non aveva neanche un crepo, non aveva, eh? Non è che non aveva mangio mia, vieni pure avanti. Passò un lume e scalpellino. Mi, quando che vedo un crepo, è che metto due di sola e che do due massà a destra, due massà a sinistra. Se non sento niente, vuol dire che apria se buona. Se invece, dicendo che do massà a destra e una a sinistra, sento un tremolio sotto ai di un pisciglietto, no? Vuol dire che gli ha rotto come trallo anche via? Ma è che apria? La bepalla se servì ascoltarla. Ma ne ha costato un sacco di scherzi, buttiamo via tutto. E però ripararla e con cosa la aggiustiamo? Ma col cimento. Tre parti di polvere di pria, tamisa bea fina. Una parte del cimento del calcare, acqua quanto basta. A te vidi le zonte che non ti si neanche dove che era, anche se tu sapevi dove che era. Comunque, non si mia sempre così te. Perché qualche volta le apria da se suta arsa e ti metti il cimento, cosa fai? Non si neanche duro, non si attacca neanche. E cosa facciamo? Lo buttiamo via tutto? Eh no. Cosa usiamo? Ma usiamo il mastice, un bussolotto di poliestere giallo paglierino chiaro, una spatola e una punta di perossido di idrogeno. Ah, non avresti mai detto che bisogna avere anche di chimica per lavorare a pria. Eh? Il perossido di idrogeno ed esseria l'induritore. Se sbatti tutto come fa una fattaglia, esaccate 4 minuti e viene duro come l'acciaio. Prima che dopo che tocco qua e va fuori in giardino, il primo inverno che passa, la seconda ghiacciata che ciappa, e il mastice non traspira più, e tocco e si avverte come una nosa al massa. Ma non si mia, facile se voglio lavorare a aprire. Ma che volta che vuoi la precisione di un neurochirurgo a fare una foglietta, una cordellina, un pelo? Tante volte è bisogno che ti lavori, che ti smacchi a destra e a sinistra per fare l'effetto specchio o l'effetto spaccà. Bisogna girarla, voltarla, ma stai attenti tu sì. È il primo striso che avevo sulla sua pria, il meglio che aveva tu via a gambe ed è corsa anche. E adesso ha sempre che vada a salare gli altri crepi che ho nei prie. Buona serata.